Allora, vi faccio vedere dall'idea di Blender come è possibile passare a un'idea completamente ricostruita in Bluffle Title utilizzando la stessa tecnica. Diciamo ci sono alcune difficoltà perché non è possibile agire così come Blender per il frastagliamento, diciamo, della superficie e creare gli spacchi. Perché, come avete visto, l'effetto che andiamo a utilizzare sulle scritte per romperle non è lo stesso che si può fare su un materiale. Perché in Bluffle Title non esistono materiali, esistono delle superfici con texture che poi vanno modificate con dei parametri d'altezza. Allora, questa è un'animazione che ho fatto e avete visto che sembra quasi vetro. C'è questo marroncino che lascia trasparire la luce, vedete, molto bello. E come ho ottenuto? Ho pensato alla stessa cosa che abbiamo fatto in Blender, però generando tutto completamente in Bluffle Title e lasciando perdere i modelli 3D, perché è un peccato non poter ricostruire la stessa cosa completamente in Blender, che esiste già. Tutto un pacchetto di modifiche con il rumore Perlin anche. Di cosa si tratta? Adesso ve lo faccio vedere. C'è questo Big Packs, è il numero 27, dove ci sono tutte le possibilità. L'avevo anche già recensito, è uscito da tantissimo tempo, con tutti questi rumori che vengono generati in Perlin. Ad esempio questo qui, e vedete. Questo rumore generato nel Perlin va a modificare una superficie. Cos'è il problema? Il problema è che la superficie è piena, per cui non presenta delle spaccature. Partiamo da zero. E se io vado a, ad esempio, prendiamo un'immagine qualsiasi, anche bianca, non ha importanza. Ecco. E qua possiamo andare ad aggiungere, cliccando qui, aggiungi un livello plasma, possiamo andare ad aggiungere uno di questi plasmi che abbiamo. Le uniche cose particolari sono ad esempio le nuvole. Queste qua sono delle nuvole generate con rumore, infatti sono anche in movimento. Se andiamo a vedere il plasma qua ha varie possibilità. Cioè, partiamo da una cosa solida che non ci serve in questo caso, ha un gradiente, ha un doppio gradiente e ci sono varie forme, gradienti orizzontali, doppio gradiente orizzontale, delle macchie, ecco, questo potrebbe essere interessante e così via via abbiamo degli spot, delle barre, righe. Frattali di nuvola, ecco, il rumore Perlin può essere interessante. Partiamo da questo. L'idea qual è? Beh, innanzitutto mettiamo la velocità a 0 perché altrimenti l'oggetto continua a cambiare, ma può essere piacevole anche quello. Adesso vediamo perché. Facciamo questa superficie con due colori, il primo bianco, ok, e il secondo invece lo facciamo completamente nero. Perché questo diventa una mappa altezza. Come si fa? Innanzitutto, ovviamente non deve essere legato come abbiamo fatto adesso un'immagine, quindi partiamo di nuovo da zero, cancelliamo tutto. Facciamo così, andiamo a costruire una color map, quindi aggiungi color map e all'interno della color map clicchiamo quindi su color map, togliamo solito new che non ci serve a niente. E sulla color map aggiungiamo un livello plasma. Mettiamo di tipo Perlin. Vuoi unire? Ok. Adesso il Perlin è all'interno della color map. Aggiungiamo la nostra immagine, che può essere bianca, quello che volete. Dopo vediamo come creare i buchi eventualmente. Intanto facciamola pure bianca. Non lo uniamo. Ecco qua. La nostra superficie. Adesso a questa andiamo ad aggiungere un effetto di displacement map.
E qui andiamo sulla displacement a selezionare la color che abbiamo creato con il rumore, e vedete che abbiamo appunto questo rumore pearling. Questo avevamo già fatto tutto questo. Possiamo usare sul plasma un rumore, ad esempio, dei frattali delle nuvole, e proviamo a mettere sulla nostra superficie, sulla nostra immagine, lo stesso rumore. Cosa ci troviamo? Troviamo delle cose con delle macchie. Adesso, innanzitutto, dobbiamo aumentare la risoluzione della nostra color map. Ecco qua. E sul plasma possiamo andare a variare la densità, vedete? E quindi le parti bianco e nere saranno più piccole. Come vedete, adesso, sempre sul nostro disegno, qui sulla nostra immagine, avremo la displacement map per andare ad alzare. Ricordatevi che anche in un secondo tempo possiamo andarla a colorare, quindi, essendo un'immagine bianco e nero, il colore lo vedremo solo sulle parti bianche. Andiamo a posizionarla sopra la scritta e vediamo che in realtà non è, le parti nere non sono bucate. Quindi andiamo a utilizzare l'effetto clip, che andrà a bucare, perché parte dal basso, vedete, va a bucarci la nostra immagine. Perché questo? Perché abbiamo creato un'altezza, quindi partendo dal basso clip sale in alto, quindi bisogna avere un minimo di altezza della displacement map, vedete? E con la clip non facciamo altro che andarla, vedete, a tagliare. Adesso, se io questo lo vado a trasformare in una sfera, ecco qua la nostra sfera che può ruotare, così ad esempio possiamo generare dei pianeti, delle cose. Se all'interno di questa mettiamo un'altra sfera luminosa, come abbiamo fatto prima, ma invece di utilizzare una luce usiamo una sfera, otteniamo l'effetto che ho fatto io. Andiamo semplicemente a duplicare questo per far prima e togliamo tutto quello che sono quelli. Andiamo a inserire un'altra texture. Ecco, vedete che allora la sfera può essere trasparente. Poi possiamo andarla a ingrandire appena appena. Ecco. Ecco, ovviamente qua poi bisogna andare a regolare i colori, o scegliere la mappa adatta. La faccio un po' trasparente. Adesso, se andiamo ad aggiungere la telecamera, come prima, un effetto bloom, e ecco ricostruito il nostro oggetto. Adesso il discorso è che, cambiando questo plasma interno, vedete come andiamo a modificare la superficie della nostra, diciamo, texture deformata dalla mappa di altezza. E qua anche, intanto, se mettiamo la velocità è molto bello, perché a questo punto, ecco, non si nota tantissimo, ma in realtà la texture si sta muovendo, non è fissa. Possiamo cambiare tra i frattali e gli altri gradienti, e vedete che a seconda della scelta del gradiente, ecco, guardate che bello questo, ad esempio. Qua c'è poco bloom, adesso possiamo andare a inserire anche più bloom e anche in maniera diversa. E quello che ho chiesto io è poter avere dei plasma che hanno forme diverse. Il plasma, diciamo, è immediato, perché ci genera direttamente il rumore, perché altrimenti, se io tolgo il plasma,
qualsiasi cosa vado a mettere all'interno della color map, mettiamo un EPS e cerchiamo un EPS. Vedete che adesso il mio EPS che viene inquadrato dalla mappa colore mi genera questo anello. E vedete, eccolo qua l'anello. Io lo posso andare a spostare. Adesso qua è perché la mappa colore ha due risoluzioni diverse, però se metto 1800 e 1800 vedrò un solo oggetto. Eccolo qua. E come vedete lo posso andare a spostare sulla superficie della mia sfera. Quindi se io mi creo degli oggetti sulla mappa, anche non so, possono essere degli esagoni, dei rombi, dei triangoli, posso comunque andare a ricreare l'effetto che avevo dell'altra superficie di Blender. Anche utilizzando un'immagine, vado a prendere un'immagine di un qualcosa a scacchi, vediamo, pareva ci fosse, ecco questa qui, la mia griglia degli scacchi. Comunque viene bucata lo stesso perché nero viene preso dalla color map come bucato, e quindi ecco qua la mia griglia bucata che mi sono generato con una semplice immagine, e vado a colorarla con la mia texture. Quindi come prima posso mettere anche gli effetti dei fulmini all'interno, non c'è nessun problema. E quindi vedete gli scacchi con l'effetto dei fulmini e all'interno la mia sfera. Ho chiesto a Michel se ci permette con il plasma di generare altre figure. In questa maniera, senza dover utilizzare le immagini, potremmo utilizzare il plasma per avere altre forme e magari poter avere dei tipi di rumore diverso come abbiamo in Blender per poter generare queste superfici. Bene, per il momento grazie. Se poi troverò qualche altro modo di applicarlo in maniera strana, ve lo farò sapere. Ciao, alla prossima.